Il presidente della regione Marco Marsilio ha partecipato a Roma alla cabina di regia sulle zone economiche speciali convocata dal ministro per il Sud Giuseppe Provenzano per discutere delle proposte di semplificazione delle regioni e delle autorità portuali. L'Abruzzo ha chiesto di non perdere altro tempo e il ministro Provenzano, insieme al Dipartimento per la Coesione, ha garantito piena collaborazione istituzionale per arrivare quanto prima a definire il quadro della ZES e concedere finalmente l'autorizzazione ad applicare questo strumento sul territorio abruzzese. Quello che lamento è che per 10 mesi si è perso tempo, non per responsabilità della Regione Abruzzo, ha spiegato Marsilio, che aspetta risposte anche dal Ministero dell'Economia. Con mio grande disappunto ho appreso dal direttore del Dipartimento della Coesione che queste osservazioni erano pronte sin da subito, quindi da molti mesi ormai, e che il ministro Rezzi non le aveva spedite alla nostra regione. Quindi abbiamo perso molti mesi di tempo. Nell'attesa, nel frattempo, ci veniva garantito che per settembre-ottobre avremmo avuto tutte le autorizzazioni, invece siamo quasi a Natale, ancora aspettiamo. E aspettiamo anche le risposte del Ministero dell'Economia alle controdeduzioni che abbiamo presentato rispetto alle osservazioni che prima dell'estate fece il Ministero, alle quali abbiamo risposto in nemmeno 15 giorni senza perdere un solo attimo di tempo. Quindi l'Abruzzo ha chiesto in questo tavolo al Ministro di non perdere altro tempo, il Ministro ha garantito insieme al Dipartimento della Coesione piena collaborazione istituzionale per arrivare quanto prima a definire il quadro della ZES, le risposte che gli stiamo facendo pervenire e rispetto alle quali potranno finalmente autorizzare questo strumento. Quello che lamento è che per 10 mesi si è perso tempo e non per responsabilità della Regione Abruzzo.